Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una profonda saccatura di origine artico-marittima ha raggiunto l'Europa centro-settentrionale. La perturbazione si estenderà pian piano sul Mediterraneo e sull'Italia settentrionale, con conseguente richiamo caldo-umido dal Nord Africa sulle regioni meridionali. Avremo così un lento peggioramento delle condizioni meteorologiche da oggi e nei prossimi giorni. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 18 novembre. Al mattino coperto sulle aree ioniche di Puglia e Basilicata, con possibilità di rovesci solo sul Tarantino. Altrove la giornata proseguirà con cieli coperti o poco nuvolosi. Nuvolosità in intensificazione dalla sera, con possibilità di precipitazioni anche di forte intensità, per l'arrivo di nuclei temporaleschi in risalita dallo Ionio. Le precipitazioni, anche durante la notte, interesseranno tutto l'arco ionico, il Materano e in generale tutta la Puglia centro-meridionale. Temperature, come vediamo dalla grafica, in deciso aumento nei valori minimi e massimi, con punte anche di 20 gradi sul tavoliere e sulle zone costiere adriatiche. Venti di scirocco soffieranno con moderata intensità sui settori ionici, più calmi invece altrove. I mari, molto mosso lo Ionio, mosso l'Adriatico. Per il consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questa travolgente foto che immortala al tramonto l'infrangersi di un'onda sulle coste di Torre Lapillo, nei pressi di Porto Cesareo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.